Centro Solar ha potuto sviluppare quest'ultimo anno, anno e mezzo, tutti gli elementi che permettono oggi alla strategia 2013 di partire. Questa strategia viene articolata in due dimensioni. Una è la rete, il network, l'ecosistema, direi, attorno a Centro Solar. L'altra dimensione sono soluzioni e l'orientamento dei servizi più che dei prodotti. Qui il Centro Solar oggi si ritrova in una situazione dove rispondere alle esigenze del mercato vuol dire trovare le risposte a soluzione. Queste soluzioni legate più o meno all'esistenza di un feed-in tariff, di un incentivo garantito dallo Stato o dal GSE, diventa praticamente accessorio. Quindi sappiamo che il quinto conto energia avrà una vita più o meno di ancora 6-8 mesi, dopodiché le nostre idee, le nostre soluzioni devono trovare il modo di rispondere alle domande del mercato in questo modo. Sono un utente residenziale, consumo energia elettrica, consumo energia termica per tenere l'involucro, casa mia, calda e alimentata in termini di kilowattora. Centro Solar può trovare le soluzioni e mettere insieme tutto il sistema, i componenti e la consulenza energetica che serve a questo edificio per diventare più efficiente e ridurre la sua impronta in valore assoluta, impronta energetica. Oggi abbiamo partnership che praticamente coprono tutto, dall'energy manager, dalle pompe di calore, da sistemi di accumuli, dalla consulenza energetica, perché permettono di dare una classifica energetica a un edificio. Come fare passare questo edificio da una D, una C, a una B, una A? Questo è il nostro mestiere, diventerà il nostro mestiere. Per fare questo, e le competenze sono oggi già in casa, abbiamo bisogno della dimensione altra che descrivevo poco fa, che è la rete. Avere oggi accesso a un portfolio di clienti tradizionali, di partner che siano nel mondo accademico, università, istituzioni varie, che sono in grado di operare la nostra penetrazione del mercato insieme ai nostri partner. Quindi si crea attorno a Centro Solar, e per il beneficio degli installatori, progettisti, studenti ancora coinvolto nel mondo accademico, tutta una serie di legami che permettono, senza una concorrenza spietata, di veramente mettere a disposizione dell'utente finale una soluzione che sia quella che permette di risolvere i suoi problemi. Uno vorrà la pompa di calore, perfetto, abbiamo le competenze termiche che permettono a un termoidraulico di entrare in gioco e di realizzare la sua porzione dell'intervento a casa della signora Maria. Se si tratta di un tetto piuttosto industriale o diciamo artigianale, dove la potenza è un po' più elevata e dove la curva di consumo deve essere studiata, verrà disegnato un impianto fotovoltaico che permetterà a questa curva di consumo di essere riempita di origine fotovoltaico fino a una certa percentuale. Coprendo queste due dimensioni, penso che nel 2013, con un quinto conto più o meno attivo, a secondo delle nostre speculazioni, fino a metà anno, fino all'estate, saremo in grado di proporre fotovoltaico ancora alle generazioni future per tanti anni. Non dimentichiamoci che oggi già il fotovoltaico, e sto parlando di TCO, Total Cost of Ownership, quindi il costo totale della soluzione implementata sul tetto, permette di erogare oggi, in termini di costi di produzione, il kilowattora residenziale, parliamo di un 3 kW installato, un costo di produzione del kilowattora attorno a 10-11 centesimi.
Questo mi fa dire che abbiamo già oggi in mano tutte le armi per rispondere in maniera oggettiva al problema dell'energia. Non stiamo parlando qui di energia fossile, stiamo parlando di energia rinnovabile. Quando il fotovoltaico riesce ad erogare un kilowattora a un prezzo che è sotto 12 centesimi, stiamo lavorando alla metà del prezzo del kilowattora che comprate oggi da Enel o un'altra utility italiana.